26 marzo, un sabato speciale per Teramo e per tante generazioni di teramani che si ritroveranno a fare lo struscio sulla via principale della città, esattamente come quando erano adolescenti, con la stessa leggerezza e lo stesso entusiasmo. È il nuovo appuntamento dei ragazzi di Corso San Giorgio tanti anni dopo. Gli organizzatori, un gruppo di amici legati da un forte sentimento di teramanità, chiamano a raccolta i ragazzi di un tempo a rivivere una serata revival con musica ed intrattenimenti d'epoca. Il Luogo con il Cuore nasce perché comunque è il cuore per la nostra città, è il cuore, il centro è il Corso San Giorgio, dove comunque noi da piccoli eravamo sempre presenti in tutti i pomeriggi quando non c'erano i telefonini, WhatsApp, Facebook. Si andava lì per socializzare, no? E quindi niente, nasce tutto da lì, poi con questi fantastici ragazzi abbiamo creato questa associazione e cerchiamo di fare anche del bene, del sociale. L'evento si svolgerà il 26 marzo, ore 17:30 a Piazza Martiri e poi si dislocherà per ovviamente il Corso San Giorgio con tantissime sorprese. E una festa super perché quest'anno abbiamo investito più del 50% della precedente edizione. L'attore principale della serata sono i teramani e gli artisti teramani, con simpatica esibizione, con musica divertente, sperando di passare una serata diversa. Il clou finale ce l'abbiamo con la Compagnia dei Folli, che faranno uno spettacolo solo per noi. Sono delle coreografie con le migliori musiche degli anni 70, 80, 90. Ma cosa avrà di speciale questo Corso San Giorgio che resta nel cuore di tutti i teramani, anche in quelli che vivono in metropoli importanti, bellissime? È il luogo dove per la prima volta ti dai appuntamento con gli amici della tua prima comitiva, dove speri di incrociare lo sguardo del tuo primo amore, dove hai sfilato per la prima volta protestando contro regole che non condividevi e dove hai esultato insieme agli altri per vittorie e conquiste. Un posto davvero speciale e sabato in Corso San Giorgio a Teramo, Love is in the air.